It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. Ringrazio gli organizzatori generali Masiello per questo invito. Io sono un giornalista, ma sono un analista di mercato aeronautico e qui mi fa piacere però parlare con il presidente di Aeropolis, che è un'associazione di operatori del settore aerospaziale, gente che opera nelle aziende, nel mondo delle imprese, ma che soprattutto ha come scopo l'associazione delle persone che lavorano per questa organizzazione, quello di raccordare proprio il mondo delle imprese, del lavoro, con i giovani e soprattutto creare quella cerniera in termini di trasferimento delle competenze, delle conoscenze che sono acquisite all'interno del mondo del lavoro in questo settore, che è l'aerospazio, con le giovani, con le nuove generazioni, con il mondo dell'università con le quali abbiamo delle attività in comune da diverso tempo, con lo STOA che è qui a pochi passi, che è l'alta scuola di formazione aeronautica, con l'Accademia Aeronautica, con gli istituti tecnici superiori, in questo caso attraverso il polo aerospaziale, il polo formativo dell'aeronautico costituito dalla Regione Campania. Perché l'aerospazio? Vedete, capisco perfettamente che è stato detto anche in alcuni degli interventi precedenti, la necessità per ragazzi come voi che si trovano di fronte a una scelta fondamentale, venire alla scuola media superiore e decidere se iniziare un percorso formativo universitario o scegliere il mondo del lavoro o quello delle proposte che ci sono state fatte qua nel corso della mattinata dei corpi armati dello Stato, è un momento cruciale e fondamentale della vostra vita, cioè la decisione che prenderete da qui a pochi mesi, forse a poche settimane, condizionerà e determinerà la vostra esistenza per il resto della vostra vita. Per cui un'occasione come questa di riflessione credo sia di estremo interesse. Avere di fronte a voi lo scenario che c'è dopo il periodo della scuola superiore, secondo me è fondamentale. Io personalmente auguro a tutti voi di continuare la formazione universitaria, perché il nostro paese ha bisogno di competenze per cominciare a crescere, diventare una, e di occupare quella posizione del mondo occidentale che abbiamo in passato, cioè vivere in un paese capace di esprimere a livello delle capacità tecnologiche, delle competenze, delle conoscenze il massimo di livello a livello mondiale. Perché l'aerospazio? Vedete, molte persone, anche nella nostra regione, non sanno che il settore dell'aerospazio è uno dei comparti industriali che anche in questo momento di grave difficoltà dell'economia del nostro paese offre opportunità che purtroppo non offrono altri settori del mondo dell'industria. Perché questo? E perché ancora nella nostra regione, nonostante le difficoltà? Perché in Campania potremmo dire che all'inizio del 1900 è nato l'industria della morte. Pochi sanno che grandi personaggi, il generale Novo, Romeo, e poi a Milano e in Porta costituito l'industria automobilistica, erano imprenditori aeronautici. Che in questo il generale Nobile è stata la figura che tutti voi conoscete nel mondo dell'esplorazione, ma erano persone che in questo territorio hanno avviato quell'industrializzazione in questo settore che ha consentito al nostro paese, alla nostra regione, nel corso del secolo scorso di raggiungere i massimi livelli in termini di capacità, di esperienze e di resistenza industriale. Oggi facciamo i conti con una situazione certamente diversa, ma queste potenzialità le conserviamo, sostanzialmente le conserviamo nonostante diciamo, le difficoltà che immagino che anche voi cogliete dalla situazione economica internazionale. Conserviamo le resistenze perché abbiamo nel nostro paese e nella nostra regione siti industriali in tutto diciamo, lo scenario del mondo aerospaziale, dall'industria aeronautica con il gruppo Aleni, sostanzialmente tutta la parte meccanica, quindi la parte motoristica, abbiamo importanti grossi player che a loro volta in questi ultimi anni, in particolare nell'ultimo decennio, sono riusciti a realizzare sul territorio una rete diffusa e importante di piccole e medie aziende che in questo momento sono una grande opportunità per il lavoro per le nuove generazioni, anche perché, badate bene, anche questo è importante dire,
questa regione, questo territorio, in questo segmento dell'industria è un'eccellenza mondiale, soprattutto per quanto riguarda i velivoli di aviazione generale, cioè i piccoli velivoli che nel nostro territorio, la zona nolana di Capua, esistono e ancora oggi sono presenti aziende che sono leader mondiali come la Tecna, che riesce, tanto per darvi un'idea, a far uscire dai suoi capannoni un aereo e mezzo al giorno. Quindi stiamo parlando di grandi successi industriali, frutto delle capacità e delle competenze che stanno su questo territorio, che c'è bisogno però che arrivino a tutti, perché il momento purtroppo che attraverso il paese una svolta talmente significativa e importante, che è necessario che sulla scena del lavoro, del mondo delle imprese, vengano nuove energie, nuove competenze, vengono giovani con l'entusiasmo, la voglia vostra di entrare non solo nel mondo del lavoro, ma anche appassionarsi, perché questo è un mondo dove senza la passione, vi posso assicurare, non è possibile continuare a starci. Vedete, al di là dei grossi personaggi che ho citato poco fa nel passato, noi questa è una terra che ha ancora, e ancora in Italia, nonostante i suoi 90 anni, forse il più grande progettista aeronautico del nostro paese, il professor Pascale, che attualmente con i suoi 90 anni riesce ancora a dare un contributo quanto viene chiesto all'università, con la voglia di trasmettere nuovi a noi questa passione che ha condizionato tutta la tua esistenza. Ne ha fatto un professore, un accademico a livello internazionale, poi un imprenditore, e oggi è la figura di riferimento del mondo per quanto riguarda la progettazione di veicoli di aviazione generale. Vorrei dire che quando parlavo prima di passione, c'è una battuta che bisogna fare quando chiude l'intervento, che è quella di dire questo lavoro non si può fare se quando cammina e sente un rumore in aria un velivolo non alza la testa per vedere, perché deve essere più forte di te, tu devi vedere che cos'è questa cosa e ti devi chiedere perché vola. E qui questa però non la sapevo, mi viene in mente a me da ragazzino, perché io ho amato questo mondo e continuo ad amarlo anche oggi. E basta porsi la domanda perché non gente riesce a volare. È una cosa che sembra una banalità, però basta che ognuno di voi si ponga questa domanda ed è in macchina e mette la mano fuori dal finestrino e la muove e si accorge che a un certo punto questa mano comincia, si alza da sola e trova l'energia per mantenersi in piedi anche se voi la vorreste tirare giù. Ecco, è una curiosità che vi stimola, quella passione che poi vi assicuro vi accompagnerà tutta la vita, se riuscirete a porvi poi da quella domanda tutte le altre domande successive e capire come oggi si riesce ad arrivare. E l'Accademia Aeronautica credo che sia un'eccellenza campana, che tra qualche giorno questo forente andrà sulla stazione orbitale. Questo per dire che in questa regione l'eccellenza dell'Accademia Aeronautica, questa struttura riconosciuta e la sua esperienza, è il laboratorio dove è nata la scuola astronautica, la generazione degli astronauti italiani nell'ultimo decennio hanno raggiunto la stazione orbitale, speriamo anche quello che succederà, Dio volendo, dopo, viene da questa terra, questa terra che ha tutti i problemi che voi tutti vivete in una zona di queste città, la nostra città, che hanno i problemi e le difficoltà che tutti sapete. Ma che bisogna che ognuno di voi sappia guardare anche oltre e vedere che a fianco a qui c'è una straordinaria potenzialità che può servire a rimettere in moto la città e a dare un futuro a voi. Vi ringrazio. Grazie. It's a quarter after